Buonasera amici e benvenuti nel video dei pronostici di WWE Bad Blood 2024. E dunque partiamo subito col primo grande match della serata, Hell in a Cell match che chiuderà definitivamente la rivalità fra CM Punk e Drew McIntyre, l'epica rivalità fra questi due atleti che si stanno dando la guerra da inizio anno. E dunque siamo giunti alla fine e l'atto conclusivo se lo aggiudicherà CM Punk. Poi passiamo al match valevole per il titolo del mondo femminile, quindi quello di Raw, da un lato la campionessa in carica Liv Morgan, dall'altra l'ex campionessa Rhea Ripley. In questo match vedo come vincitrice Liv Morgan, che secondo me conserverà la cintura, ma con qualche inganno, quindi non vincerà pulito, ma comunque vincerà conservando la cintura. E secondo me potrebbe anche andare avanti tranquillamente la rivalità fra di loro, perché secondo me c'è ancora qualcosa che si può raccontare, e di quelle rivalità che le puoi tirare anche un po' per le lunghe, che effettivamente non stufano tanto, quindi non mi stupirei se continuasse fra di loro. Alla lunga vedo Rhea Ripley di nuovo campionessa, ma per ora ancora no. Liv funziona molto bene con Dominic e con i Judgment Day, quindi per ora io non spezzerei gli equilibri. Poi passiamo al match uno contro uno che farà da compensazione a questa rivalità, secondo me, Damian Priest contro Finn Balor. In questo match vincerà Damian Priest. Compensazione perché sarebbe facile pronosticare che vincono i due beniamini, quindi Rhea Ripley batte Liv Morgan, dall'altra Damian Priest batte Balor. Secondo me no, sarà un po' metà e metà. Quindi da un lato Rhea Ripley perde, ma dall'altra si compensa con la vittoria di Priest. Sarà un gran match, me l'aspetto molto bello, due ex alleati divenuti acerrimi nemici, quindi tanta roba. Insomma, Balor è già campione di coppia, quindi nel caso dovesse perdere non casca il mondo e anzi, magari chissà che non venga costretto in futuro a difendere la cintura, magari proprio contro Priest e un partner di sua scelta, chi lo sa, staremo a vedere. Comunque vedo vincitrice, vincitore Priest, che si prende la sua rivincita. Poi passiamo al match che secondo me sarà scontatissimo, di cui non ho minimamente l'attesa, che è quello valevole per il titolo femminile di SmackDown. Quindi la campionessa in carica Nia Jax contro l'ex campionessa Bayley. Match suonato, match scontato, vincerà Nia Jax. Non ho grandi aspettative perché il loro match di SummerSlam non mi aveva fatto impazzire tantissimo, anche se era stato un buon match. Io non amo tanto le rivincite, specialmente quando si tratta di atlete che non hanno grande alchimia sul ring, soprattutto anche per una questione di divario, no? Di stazza, di fisico, di corporatura. Non mi aspetto neanche l'incasso di Tiffany, è troppo presto, quindi Nia Jax vince tranquillamente e conserva la cintura. Poi siamo giunti al main event della serata, esplosivo ed incertissimo e attesissimo tag team match. Da un lato i cattivoni della nuova Bloodline, rappresentati da Solo Sikoa e Jacob Fatu, dall'altra il campione indiscusso Cody Rhodes, assieme all'ex capotribù, ex campione indiscusso Roman Reigns. Allora, sembrerebbe scontata la vittoria di Roman e Cody, però a me piace pensare che ci sia un colpo di scena, un qualcosa che possa far vincere magari anche in modo sporco la nuova Bloodline, perché secondo me hanno preso troppe pizze in queste settimane, specialmente quando Roman da solo prendeva a colpi l'intera fazione, e quindi anche alla luce poi delle ripetute sconfitte di Solo Sikoa contro Cody per il titolo, secondo me la nuova Bloodline dovrebbe un pochino riabilitarsi a livello di status e di credibilità, e quindi una vittoria magari sporca con qualche interferenza esterna o qualche magheggio, magari con l'arbitro che va KO e succede qualcosa, potrebbe dare di nuovo appeal e status alla nuova Bloodline. Una sconfitta per Cody e Roman, secondo me, sarebbe assolutamente indolore, anzi, potrebbe scrivere nuove pagine, perché potrebbe aprire ad una rivincita fra di loro per il titolo in Arabia Crown Jewel, oppure potrebbe aprire ad una rivalità che va avanti con la Bloodline, che potrebbe portare ad un Wargames Match a Survivor Series a novembre. Insomma, possono aprirsi tanti scenari, che potrebbero aprirsi per carità anche con la vittoria di Cody e Roman, però ripeto, per me la Bloodline in versione nuova ha perso un po' di colpi, quindi
qualcosina dovrebbe recuperarla. E quindi niente, vedo come vincitori Jacob e Solo. Bene ragazzi, questo qua era il video, questi qua erano i miei pronostici, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete quali sono i vostri. Grazie mille a tutti quanti per aver visto questo video, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi assolutamente, supportate il canale, seguite la Ring of World Virtual Wrestling perché a breve arriverà il prossimo Super Show stagionale che sarà Raw Battleground, durerà circa 2 ore e sarà veramente molto molto bello. Stiamo entrando nella Road to Voltomania. Dopo Battleground mancheranno solo altri 3 super show per chiudere la quinta stagione di Raw, quindi mi raccomando, non perdetela perché non ve ne pentirete. Grazie a tutti ragazzi e ci vediamo domenica per la recensione di Bad Blood. Ciao!